Ragazzi, io vi devo svelare una cosa. Ad ogni estate, all'inizio di ogni estate, io mi trasformo in Scusate, ragazzi, per l'intro, ma non avevo modo di mostrarvi questa meraviglia senza fare le cose idiote che faccio di solito. Lo so che voi direte, ma fa caldo per avere una roba lanosa sulle gambe, però in realtà qua non è sempre così caldo, la sera è freschino e ci sta avere qualcosa di morbido. Ma non è di questo che voglio parlare oggi, bensì di un incontro che io e il resto della cast andremo a fare tra un 3 settimane circa. Non so da quanto mi seguite, non so quanto siate al corrente dei miei spostamenti, ma l'anno scorso, sempre in luglio, avevamo organizzato un incontro a Cesenatico ed era stato in assoluto uno dei raduni più belli perché complice l'atmosfera, comunque il mare, mangiare sulla spiaggia, e era diverso che fare un semplice incontro in una piazza, in una città. Non che io disdegni questo tipo di raduni, assolutamente. Io ho incontrato molti di voi anche sotto la pioggia, in situazioni disastrate, ed è sempre bello vedervi, però è vero che avere il mare a 2 passi e non lo so, c'è un'aria diversa. E niente, quindi faremo il bis quest'anno e quindi sono qua per dirvi un po' di dettagli. Il raduno sarà infatti il 16-17 luglio a Cesenatico e sarà questa volta su un weekend intero. Ovviamente una persona non è obbligata a partecipare tutto il weekend perché ci sono varie attività e uno può scegliere a che cosa partecipare e a che cosa no. Cerco di farvi una rapida panoramica del programma. Allora, nel tardo pomeriggio del sabato ci incontriamo e c'è un meet and greet come avevamo fatto l'altra volta, penso dove ci incontreremo, potrete farci delle domande, un po' come avevamo fatto appunto l'anno scorso, e quello è assolutamente gratuito. Poi cominciano le cose a pagamento, però non so dirvi esattamente i prezzi di tutto. In ogni caso vi lascio l'evento di Facebook qua sotto, la pagina per prenotare, tutto quanto sarà qua sotto e avrete tutte le info. Comunque poi ci sarà la cena a base di hamburger, ma mi raccomando, c'è sia la versione carne che la versione vegetariana, perché altrimenti io dovevo ritrovarmi a mangiare la sabbia. E poi per chi vuole c'è la possibilità di rimanere a dormire in spiaggia con le tende. Noi saremo in spiaggia, voi potete o scegliere questa opzione che è comunque gratuita, oppure scegliere un hotel, un ostello, qualcosa lì intorno. La mattina dopo, purtroppo abbastanza presto, mi sento già male, ci saranno Letizia e Serena che cantano e avevano già fatto un mini concerto l'anno scorso ed era stato veramente bello perché loro sono stra stra brave e penso che sentirle cantare così sulla spiaggia mentre facciamo colazione sarà veramente super carino. Non proponetemi come l'anno scorso di aggiungermi e cantare anch'io perché non voglio che il vostro risveglio sia turbato dalla mia voce. Dopo la colazione e il mini concerto ci sarà un workshop tenuto da noi, che tra l'altro noi non l'ho ancora precisato chi siamo, comunque siamo io, Serena, Nicolò, Letizia e Marcello, e dove parleremo in pratica di come riuscire a avere successo facendo una cosa che ti piace, che ci piace. In particolare parleremo di YouTube, però in realtà è un discorso applicabile un po' in generale. E poi ci sarà una pasta finale, pranzeremo tutti insieme e poi ognuno farà quello che preferisce. Non so se avremo modo di rimanere ancora tanto tanto il pomeriggio. Più che altro io so che ho un treno non troppo tardi per tornare a casa, ma chi vuole, penso che gli altri resteranno anche un po' di più per fare un bagno nel mare e stare ancora un po' insieme. E ecco, questo è il programma. Non so se mi sono spiegata molto bene, trovate delle informazioni migliori qua sotto perché io sono un po' un disastro a spiegarmi. Comunque spero che la cosa vi tenti, io sono super esaltata, non vedo l'ora di rifare questa esperienza, di rivedere tutti i miei amici, di rivedere voi, magari persone che sono già venute l'anno scorso, persone nuove, ci sono anche dei cari amici del gruppo dei Mouse che so che verranno e sono molto contenta anche di questo. Insomma, secondo me sarà davvero un bel weekend fatto di mare, cibo e coccole, perché sapete che vi abbraccerò in continuazione. E c'è la possibilità che io metta un costume rosa glitterato, però non vi prometto niente. Prima di concludere questo video volevo giusto dirvi che in questi ultimi giorni sto riflettendo molto alle sorti di questo canale, a quello che voglio fare con questo canale, quindi mi sto prendendo un attimo di tempo, anche per questo che faccio dei video più leggeri tipo questo qua, per capire un po' in che direzione voglio andare. Vi farò un video più preciso sui cambiamenti che arriveranno, non so se questa settimana o forse la prossima, vediamo. E niente, fatemi magari sapere qua sotto, già che ci siamo,
Se ci sono dei video in particolare che vorreste vedere, o video del mio canale che preferite rispetto ad altri, o delle serie che non vi interessano, che sono argomenti che non guardate mai, cose che saltate ogni volta che vedete, per capire un po' se le mie idee corrispondono alle vostre e cercare di far andare avanti questa cosa in modo che accontenti me e voi, perché alla fine è quello lo scopo, no? Quindi niente, approfitto anche per dire questa cosa. Mercoledì esce un video molto speciale che rimando da mesi e quindi sono un po' in ansia per questo, però vabbè, dovrebbe essere divertente e basta. Vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se venite a Cesenatico, vi ricordo tutte le informazioni sono qua sotto. Ah, ovviamente non verrò con questa cosa da sirena, per quanto mi piacerebbe perché morirei di caldo, però se vi interessa comprarla la trovate qua sotto nell'info box come al solito. Ed è tutto, in attesa del prossimo video potete recuperare gli ultimi due se non li avete ancora visti. Grazie mille per la fanart di oggi. Oggi è sempre un piacere ricevere i vostri capolavori. Venite a seguirmi sui miei social, in particolare insisto per Twitter e Snapchat, perché sono due cose che sto cercando di usare un po' di più e devo dire che li voglio particolarmente bene. C'è un particolare affetto tra me e questi social ultimamente. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché appunto le cose stanno per cambiare da queste parti e spero che sia in meglio e che potete apprezzare meglio i miei contenuti. Mettete un like se volete venire al raduno, se volete ma non potete, se non volete, ma potete, non ha molto senso, però vabbè. Fatemi sapere le vostre idee sui miei video qua sotto, fatemi sapere dove vorreste che venissi per un raduno. Purtroppo non ho molto possibilità di spostarmi perché i treni costano un sacco, ma se dovesse esserci l'occasione, qualche associazione che ci contatta o qualcosa, io veramente, cioè fosse per me, viaggerei in tutta Italia. E basta, ci vediamo presto presto presto, vi auguro una magica giornata.